come ti chiami? Come ti chiami? No, non vuole parlare. Anche perché dobbiamo fare prima un'altra cosa. Indietro, indietro quei bambini di 3 anni con i genitori. Genitori carissimi e famiglie, buongiorno a tutti. Oggi, 10 ottobre, ci destinerà in questa giornata. Passo la parola a Padre Cecco, ti invito a un ascolto attento e meditato di questa giornata e di tutto quello che i nostri bambini insieme agli insegnanti hanno realizzato, e alla fine avrò il piacere poi di concludere e salutarvi. Grazie per l'ascolto. E allora è che siamo in chiesa che parla Mosè. E allora attenzione, un minuto soltanto, perché gli strumenti fremono, vogliono subito esplodere. I cuori delle mamme qua e non dormono da 3 giorni. È il saggio, è il mio bambino, cioè, siamo tutti coinvolti. E allora io non volevo venire, ma che fa una festa di goliardica, bella, di inizio d'anno, ma che ci vado a fare, che c'è bisogno della benedizione, ci sono i vostri cuori già che benedicono tutto. Una palestra che ci sta ospitando, ma la scuola che cos'è? Non è allenamento per diventare grandi? Per crescere, per diventare maturi, saggi, ecco, capaci di scelta, di responsabilità. Questa è la scuola e oggi ci siete presenti tutti, innanzitutto i genitori. Io dicevo è la festa dei genitori questa, perché presentano i loro rami migliori qui nella scuola con la grande speranza, l'affidano a chi? Gli insegnanti. Non vi preoccupate, loro sono preoccupati per ora, guardate, di fare bella figura. Che succede? L'assalto alla Bastiglia. E allora, lasciamo stare, la bella figura già la fate, perché c'è una sincronia di cuore e d'amore, di gioia, è un giorno di festa. E allora io che dico, vi faccio un piccolissimo racconto di un ragazzo di 12 anni. Mi seguite? Molti intelligenti capiranno di chi parliamo. Per la Pasqua era obbligo di legge portare i bambini entro i 12 anni al Tempio di Gerusalemme. E Gesù viene portato da Giuseppe e Maria al Tempio. Ma ahimè, cosa succede? Che nelle carovane di ritorno a casa, a Nazareth, comunicano le due carovane, quella femminile e quella maschile, è con te Gesù? No! Allora sarà con l'altro. Si accorgono che non c'è Gesù. E allora, preoccupati seriamente, tornano indietro, vanno di nuovo al Tempio, trovano Gesù che addirittura col dito alzato sta parlando con saggezza a tutti i sapienti del Tempio. E rimangono meravigliati. Quando finisce, ecco che Maria si accosta a Gesù e dice: ma come ci hai fatto questo? Io e tuo padre disperati ti cercavamo.
E Gesù risponde, è come certi ragazzi di oggi che fanno dei perché ai genitori. Ma perché mi cercavate? Non lo sapevate che io devo occuparmi delle cose che riguardano il Padre mio? E attenzione a questa conclusione. Leggiamo nel Vangelo che Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore meditandole. Ma Gesù tornò a casa a Nazareth e dice il Vangelo cresceva in sapienza, in età e in saggezza. Ecco allora, la scuola è questa, è la grande palestra per crescere come Gesù in età, sapienza, in maturità umana. E allora io dico benvenuti, auguri, diamo anche la benedizione, pregheremo per tutti, gli insegnanti, i genitori che si devono corresponsabilizzare, non devono delegare gli insegnanti soltanto, ma collaborare con loro nell'educazione e nella crescita dei figli. Poi anche tutti, oltre agli insegnanti, i dirigenti, e qui abbiamo la preside, Valeria. Allora un applauso lo facciamo. E insieme anche gli ausiliari, quelli che chiamate anche collaboratori, fidelli, eccetera. È tutta una sinergia insieme e voi siete i protagonisti che come una pianticella viene cresciuta, aiutata, eccetera. Ebbene, io chiudo questo paragone, siate come Gesù, lasciatevi plasmare e aiutare dai vostri insegnanti e dai vostri genitori. Vogliamo fare allora un momento di silenzio e preghiamo per tutte queste persone. Io chiedo la collaborazione della preside, ho portato il libro dove ci sono quattro intenzioni per pregare per tutti i vostri educatori. E allora un po' di silenzio, pochi minuti ancora, perché la direttrice di coro dell'orchestra già hanno preparato le prime note, ci sarà una esplosione di italianità con le Fratelli d'Italia che voglio sentire veramente da tutti voi, e siamo rimasti noi italiani, quelli che ci governano non sono più italiani. E allora, vogliamo rivolgerci al Signore? Vi chiedo però un momento di silenzio, un attimo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. All'inizio del nuovo anno scolastico invochiamo Dio nostro Padre per intercessione di Maria, sede della Sapienza, perché illumini, sostenga tutti i membri della comunità educante in uno spirito di generosa solidarietà. Tutti insieme, diciamo insieme la preghiera, guidaci con il tuo spirito, Signore. Guidaci. Per gli insegnanti, perché unendo la saldezza della fede all'apertura culturale, sappiano essere guide illuminanti nelle generazioni che salgono verso un mondo nuovo. Preghiamo. Guidaci con tuo spirito, Signore. Per gli alunni, perché impegnandosi quotidianamente nei laboratori del sapere, si attrezzino per affrontare il collaudo della vita familiare e sociale e creino le premesse per un solido avvenire, preghiamo. Guidaci con tuo spirito, Signore. Per i dirigenti della scuola e i loro collaboratori, perché abbiano la gioia di raccogliere il frutto di una paziente semina a servizio dei giovani, preghiamo. Per i fanciulli, che per la prima volta entrano nella scuola, perché fin dal primo giorno possano trovarsi in un clima idoneo
a sviluppare i loro doni di intelligenza e di cuore, preghiamo. Guidaci con il tuo spirito, Signore. Per i ragazzi di ogni lingua e colore, perché si tengano la mano al fine di promuovere un mondo più armonioso e fraterno, di abitare la terra, preghiamo. Guidaci con il tuo spirito, Signore. E dico allora, qualcuno mi diceva, sono alcuni che hanno bisogno dell'acqua santa, perché hanno il demonio. Non è vero! Abbiamo detto guidaci col tuo spirito, è lo spirito del Signore che ci guida. E allora io dico, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Concludiamo la preghiera, come ci dico? Lo sapete? No, e allora lo canto io e venite appresso voi. Vi ricordate, voi nelle chiese lo cantate? E allora io faccio il ritornello e poi il combattito di mano facciamo e quanto in cielo. Camminiamo sulla strada che ha percorso il sacrificio. Tutti in cielo troveremo dove dentro è il resto. Ah, via! E quanto in cielo, la santità, la grande schiena, e ci sono soltanto